Bertola. Grazie Presidente, ma io ho chiesto di intervenire alla fine del dibattito semplicemente perché volevo ascoltare tutti gli argomenti di tutte le forze politiche e poter rispondere, potendo intervenire una volta sola a tutti. Quindi vorrei rispondere a entrambe le questioni che sono state sollevate. Ma riguardo all'uso o abuso del patrocinio della città, ovviamente se c'è qualcuno che ha abusato del patrocinio della città, tanto più per risparmiare su una tassa pubblica depauperando le casse comunali, è giusto che venga individuato e perseguito. Però credo che tutti, almeno coloro che hanno mai seguito l'ambito culturale, sanno che non è l'artista o il suo entourage che cura l'organizzazione di un evento in una data città, ma semplicemente l'artista e il suo entourage si affidano a un promoter locale che è quello che tiene i rapporti anche con le istituzioni locali, che trova la sala, che gestisce anche tutte le affissioni. E allora, io ho appreso adesso dall'assessore tedesco che il promoter locale, in questo caso era l'associazione Radar, associazione che peraltro è ben nota perché è uno dei maggiori organizzatori di eventi culturali torinesi. È un'associazione che però lavora molto e lavora molto poco col Movimento 5 Stelle. In realtà l'associazione o le persone che ne fanno parte in passato si sono occupate piuttosto del servizio d'ordine alle feste dell'Unità piuttosto che dell'affissione dei manifesti del Partito Democratico. E addirittura mi risulta che il patron di questa associazione, di cui non faccio il nome se non dovremmo segretare la seduta, ma comunque fosse candidato alle elezioni comunali scorse del 2011 nelle liste di SEL a sostegno del sindaco Fassino. Quindi mi sembra un po' difficile prendersela come ha fatto il consigliere Marrone, in parte con il Beppe Grillo che deve venire ripreso e magari pagare quello che non ha pagato. Semmai bisogna andarlo a chiedere a questa organizzazione culturale e quindi per questo caso bisogna citofonare, telefonare alla maggioranza eccetera, e sicuramente non al Movimento 5 Stelle. E anzi però questo evento mi sembra interessante perché mi piacerebbe capire se ci sono stati anche altri casi in cui magari qualcuno di questi organizzatori culturali della città ha messo un patrocinio che in realtà non era stato concesso per risparmiare sulle affissioni. Quindi sicuramente mi auspico che l'amministrazione faccia un'indagine rigorosa e prenda i dovuti provvedimenti. Veniamo invece al secondo punto, che è quello del contenuto dello spettacolo. Ecco, ma premetto che io alla scena in questione non ho partecipato, anche se ero in sala, però era evidente a chiunque l'abbia vista che non c'era nessuna intenzione di offendere la religione cattolica o le persone che credono nella religione cattolica. Quindi se qualcuno si è sentito offeso, qualche persona di religione cattolica si è sentita offesa da quello che è successo, io me ne dispiaccio, me ne scuso, ma non era assolutamente quella l'impressione, perché l'intenzione, perché è assolutamente chiaro a chi abbia visto lo spettacolo per intero e non soltanto negli estratti, nelle maniere un po' distorte che sono state riportate dai media, che in realtà l'intenzione era completamente diversa, cioè quella era una scena satirica sul Movimento 5 Stelle e su se stesso da parte di Beppe Grillo, proprio perché Beppe Grillo per anni ormai è stato accusato dai media, dalle televisioni, dai giornali e anche dai partiti di questa maggioranza, un po' da tutti i partiti politici, di essere un santone, di essere un guru, di aver creato una setta, una religione con degli adepti acefali che si prestano a questi riti. E quindi lui, facendo questa cosa, ha voluto prendere in giro voi, ha voluto prendere in giro voi che siete intervenuti fino adesso. Per cui ha detto volete il santone, vi faccio vedere com'è il santone. Se non fosse che poi lo spettacolo, se uno avesse visto la scena fino alla fine, si conclude con la proiezione di un'immagine di Grillo sullo schermo vestito da santone che dice le sue cose e con Grillo vero in platea che invita tutta la platea a mandare a fanculo, se mi passate il termine in quest'aula, l'immagine del Grillo santone proiettata sullo schermo. Quindi in realtà è addirittura una forma di autoironia spinta all'estremo. E devo dire, lo spettacolo è molto interessante, quindi invito chiunque sia stato colpito da questa cosa ad andarlo a vedere o comunque perché veramente, devo dire, in realtà il messaggio che manda è esattamente l'opposto di quello che si è voluto rappresentare. Però, dopodiché, anche fosse vero che in realtà in uno spettacolo Grillo o chiunque altro prende di mira la religione cattolica, la sbeffeggia in qualunque modo, siamo comunque di nuovo nel campo della libera espressione e quindi veramente fa davvero specie vedere le stesse persone, gli stessi partiti che la settimana scorsa, 2 settimane fa, il mese scorso, gridavano appunto Je suis Charlie, Je suis Parigi, Je suis Bruxelles, eccetera. Je suis tutto, ma non Je suis Torino, cioè alla fine allora questa libertà di fare materiale di satira, anche ben più offensivo di questo qui sulla religione islamica e sulle altre religioni, che viene rivendicata giustamente dall'Occidente, però deve venire rivendicata anche al nostro interno in Italia e non soltanto quando riguarda altre parti del mondo o altre religioni che sono più diffuse in altre parti del mondo. E quindi francamente io penso che dovremmo invece dire tutti, come peraltro qualche consigliere effettivamente ha fatto, Je suis Turin, Je suis Grillo, e farsi magari una risata, avere un po' più di senso dell'ironia e però anche realizzare che forse i problemi di questa città non sono questo. E mi stupisce
capisce che a fronte di numerose richieste di comunicazioni su argomenti ben più importanti che sono sempre state respinte dalla conferenza di capigruppo, che si trattasse di dubbi sulle promozioni interne di alcune partecipate piuttosto che del regalo di 250.000 euro fatto agli organizzatori del Gran Premio Valentino non facendogli pagare il suo pubblico e cose di questo genere, sicuramente quei 250.000 euro sono molti più di quelli che può aver risparmiato chiunque abbia fatto le affissioni delle 400 manifesti dello spettacolo di Grillo. Comunque, se di fronte a quelle richieste la maggioranza ha sempre detto di no, che oggi abbia permesso questa discussione è sicuramente un segnale politico, se non altro di che cos'è la priorità amministrativa di questa maggioranza per Torino oggi, che è fare polemica col Movimento 5 Stelle su ogni cosa, perché evidentemente si ha paura che la città forse si sia accorta delle carenze di questa amministrazione e che stia per mandarli a casa. Grazie. Grazie collega, non ho altri consigli.